Ciao Bettis.it, Paradise, l'ultimo film di Andrei Concialoschi in concorso, prepotente e potente arrivo, boom, alla 73esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Si apre invece all'insegna del Paradiso Perduto di Milton, l'ultimo film italiano in concorso, uno degli ultimi del concorso perché sono gli ultimi giorni, questi giorni, scusate le ripetizioni, di Giuseppe Piccioni. Mancava la mostra da una vita, il buon Giuseppe, Il trionfo di luce dei miei occhi, 2001, Coppa Volpi per Luigi Locascio e Sandra Ceccarelli. Ma Piccioni è un regista esperto che mancava un po', cioè, ultimamente lavora ma sporadicamente. Invece io spero che questo film sia una rinascita filmografica, perché mi è piaciuto moltissimo. È la storia di quattro amiche che da un paesino di provincia partono per un viaggio interiore ed esteriore verso il loro futuro, ma anche in relazione, ma che andrà ovviamente anche indietro nel loro passato, rapporti con le madri, rapporti con gli uomini. Sono semplicemente divine. Caterina, interpretata da Marta Castini, grazie a Piccioni per averci dato Marta finalmente. Io Marta l'avevo vista in questi anni sempre molto potente all'interno di altri testi, di altri paesi, dai Borgia a Il Rito, dove era un'indemoniata fantastica. Davanti a chi? A Anthony Hopkins, reggeva le scene Marta Castini, un talento incredibile. Utilizziamola. Caterina e Marta Castini, la più scorbutica delle quattro, e non aggiungo altro, prova pazzesca. Poi c'è Angela, Laura Adriani, bravissima. Poi c'è Liliana, Maria Roveran, immensa. E poi c'è Anna, dolcissima, interpretata da Caterina Le Caselle. Caterina, Angela, Liliana e Anna partono. E partono verso l'ex Jugoslavia, partono verso nuovi uomini, partono verso nuove avventure, ma dentro hanno paure, speranze, fragilità. Qualcuno avrà a che fare forse con la malattia, qualcuno avrà a che fare forse con il suo ex, qualcuno avrà a che fare forse con il suo futuro marito, ma lo sarà, qualcuno avrà a che fare con una di loro, perché forse ne è segretamente o nemmeno troppo segretamente innamorata, e fratelli preti, e la difficoltà di vivere, e la difficoltà di compiere le scelte giuste, e soprattutto la capacità di un regista italiano di filmare la donna. Ma d'altronde questo signore lo fa alla grande dai tempi di Chiedi la luna, 1993, Greta Scacchi, il mistero della donna, la potenza della donna, la dolcezza della donna, la sensualità della donna. Giuseppe Piccioni la sa inquadrare, e io per tutto il film ho visto quattro giovani donne semplicemente irresistibili, interpretate da queste attrici preziosissime che Piccioni con questo film fa esplodere. C'è anche una Margherita Bui, mamma, un po' burina, che all'inizio del film, ma anche lei ha una chiusa della pellicola potentissima, ok? E lei è la mamma di una delle figlie. Allora, forse si è capito, rispetto a quanto non mi sono piaciuti Spira Mirabilis e Piuma, è questo il film italiano più bello, secondo me, del concorso della 73esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. È questo il film italiano in concorso che risolleva almeno il mio umore, visto quanto non mi sono piaciuti Spira Mirabilis e quanto non mi è piaciuto Piuma di Rohan Johnson. Grande Giuseppe Piccioni, bentornato caro Giuseppe, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del tuo sguardo. Luce dei miei occhi, con Locascio e Ceccarelli, fu un bellissimo film del 2001 che fece vincere la Coppa Volpi, miglior attrice e miglior attore. Poi c'è stato La vita che vorrei, poi c'è stato Giulia non esce la sera con Valeria Golino, fortissima, poi c'è stato Il rosso e il blu, ma adesso soprattutto c'è Questi giorni. E da questo giorno in cui io ho visto Questi giorni, io mi auguro che Giuseppe Piccioni torni a volare, va bene? Non un piccione che sta sul ramo e riflette sull'esistenza come un film di due leoni d'oro fa, un leone d'oro di due stagioni fa. Voglio un piccione che spicchi il volo, come ha dimostrato di saper fare con questo bellissimo film su quattro splendide amiche in viaggio esistenziale e anche fisico. Ciao Bettis, questi giorni Giuseppe Piccioni in concorso, 73esima edizione della Mostra Cinema di Venezia, My Favorite One. Ciao Bettis.